Ciao, sono Fabrizio Dalisera e in questo video parlerò di sovracuti sul sax baritono. Ho ricevuto diversi commenti da persone che hanno ascoltato il mio disco su Spotify o che hanno acquistato delle copie fisiche e da altre persone che hanno invece ascoltato altri video su internet riguardo ai sovracuti del sax baritono. Allora ho pensato di fare una serie di video in cui vi faccio vedere un po' quello che faccio. Queste non sono delle lezioni vere e proprie. Se siete interessati a delle lezioni vere e proprie, consultate il mio sito www.fabriziodalisera.com, anche via Skype, anche in inglese. Il primo problema, secondo me, che dovete affrontare è quello delle prime note sovracute, cioè Sol e Sol diesis in particolare, oltre il range del Fa diesis, quindi oltre il range tradizionale acuto dello strumento. Queste due note, anche se sono le due note più basse del registro sovracuto, sono quelle, secondo me, che danno più problemi, perché sono quelle che è più facile scroccare, sono le meno spontanee. Inoltre è importante legare queste note con un timbro che sia uniforme, perché se il timbro nel registro sovracuto è totalmente diverso dal resto del registro, è ovvio che non va bene. Prima eseguirò questa frase legata. Non vibrato, non note legate, dritte, semplici, perché sono quelle più inesorabili, quelle dove si capisce di più se la vostra emissione è buona o no. E non stringere assolutamente, pressione dal diaframma. Io sto morbidissimo qua. Adesso faccio la stessa cosa attaccando ogni nota. Dato che queste note hanno bisogno di un colpo di lingua molto delicato, è difficile il colpo di lingua su queste note. Io personalmente penso più a una R, che a una T, ta, 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 più una R o una D, di, e non ta, 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 ta. Ok, adesso provo a collegare questa cosa qui partendo da più giù, quindi provo a collegare dall'A alla una scala cromatica. In questo modo sentirò il passaggio dal registro acuto a quello sovracuto, lentamente. Ok, provo a fare la stessa cosa aumentando un po' la velocità. È importante, mentre fate questi esercizi, non pensate solamente a prendere le note, ma pensate anche a farlo con un buon suono e pensate anche a farlo con un suono che sia uniforme, cioè il suono deve essere un'estensione del suono. Il suono non deve cambiare timbrica quando va nel registro sovracuto, altrimenti vuol dire che mordete, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Io pressione, aria e pressione, labbro morbido. Allora, piano piano aumento la velocità di questa scala cromatica. Thank you.
po' di più. Eccetera, e così via. Prendete confidenza con questa zona e cercate di essere in grado anche di partire dall'alto, direttamente discendente. Adesso suonerò questa scala lentamente e ho messo un accordatore che però non guarderò. Ad occhi chiusi. Ok, se vi piace questo video, vi invito ad iscrivervi al mio canale e così da essere aggiornato sui prossimi video. Studiate bene la scala cromatica fino a là perché veramente, secondo me, almeno vi riporto quella che è la mia esperienza, se riuscite a controllare bene quel range, quelle due note, in particolare Sol e Sol diesis, vedrete che avete degli enormi benefici anche sulle note molto più acute. Stavo dimenticando una cosa prima di andare via. Io suono un Con 12M del 1945 con un 8 link. Questo è un 8 link slant lavorato non so da chi, l'ho già comprato in questo modo a un'apertura 115 e uso queste ance. Ance Van Doren Blu numero 3, secondo me sono le ance più belle sul baritono. E non vi consiglio di utilizzare ance troppo morbide perché vi danno dei problemi, secondo me, nel controllo del registro sovracuto, sia di intonazione sia di stabilità, non funzionano molto. Nella zona acuta ci vuole un'ancia che abbia un po' di corpo. E diversi utenti mi hanno scritto dicendo che con i baritoni moderni, quindi discendenti a La grave, le posizioni sono diverse e probabilmente il discorso della campana più lunga e anche della parte terminale del canneggio che è diverso può darsi che influisca sull'intonazione e sulle posizioni. Ma io non lo so perché il baritono discendente a La non lo suono. Perché non lo suono? Jerry Mulligan non lo suonava, Serge Shaloff non lo suonava e quindi io non lo suono. Ciao, ci vediamo la prossima settimana.